Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video. Vi faccio un po' vedere come sono le applicazioni virtuali che si trovano con il Google Pixel 2 con il visore Daydream. Allora, sicuramente una delle applicazioni migliori è YouTube VR. Faccio vedere un po' come funziona. Abbiamo questo monitor gigante davanti, però abbiamo le opzioni di vedere solo i video a 360, quindi possiamo andare qui. Ci sono alcuni concerti qua, molto bello. Mettiamo che so questo è il surfista. Ovviamente voi non potrete avere lo stesso effetto a guardare questo video, però vi posso assicurare che sembra di stare peccato per il Samsung Link, però purtroppo sembra di stare adesso in macchina di questo. Io mi giro a destra, a sinistra, però vabbè, questo lo sappiamo già, è il virtuale. Adesso il nostro internet è un po' una merda, ci dispiace, però potete vedere l'interfaccia anche di YouTube molto bella, che possiamo vedere qua sotto la descrizione. Possiamo vedere altri video 360, molto bello. Possiamo vedere qua un po', possiamo girare tutto a 360, però non mettiamo l'audio che altrimenti YouTube potrebbe fare aiuto. Bellissimo, sono anch'io, sto surfando, molto bello. C'è da dire che ci sono video a 3D e video a 2D. Questo è video a 2D. Ci vediamo quelli a 3D, sono veramente toppissimi. Ad esempio a 3D c'è questo, ad esempio. Utilizzo ovviamente due videocamere. Ve lo faccio vedere anche se voi non potete ammirare il 3D. Guarda, ci sono queste due persone un po' più avanti, quella più indietro. Veramente sembra di stare quasi lì. C'è da dire che un po' fa ancora l'effetto screen door, che si vedono un po' i pixel del cellulare, quindi comunque veramente quelli 3D sono molto molto belli. Comunque possiamo andare anche nel mio account qua e possiamo notare l'ultimo video che ho caricato. Qua erano vari esperimenti, l'ultimo è questo, che mi sembra di veramente gigante, si vede bene. Questa è stata fatta con la GoPro a 4K, però ho voluto creare questa specie di cinemino. Ho messo un paio di poster qui. Adesso io sono su una sedia girevole, sto girando tutto intorno, possiamo vedere. Ho fatto due versioni, uno con lo schermo veramente grande, che non vedete praticamente quasi i bordi se non girare la testa, ma di tanto. E poi ne ho fatto uno un po' più piccolo. Sono indeciso tra i due, mi piace questa versione qui, però questa versione qui distorce molto. E poi la versione un po' più piccola, che però vedi, però vedi un po' il bordo, quindi probabilmente mi piace meglio l'altra. Però questa vediamo un po' più, meno distorto. Siamo nella nostra. È bello perché questa sala cinema è molto bella, ma non ha la porta, quindi quando siete dentro qui potete solo vedere i video di Mirko Jacks tutto il giorno, solo video di Mirko Jacks. Però è bello questo concept di fare dei cinema virtuali per vedere i vostri. Ovviamente questo video funziona anche senza avere gli occhiali, però lo vedete flat e lo vedete un po' impicciolito l'immaginetta, no? Comunque questo veramente mi piace, anche l'interfaccia qua, al di là dei video. Ora vi spiego cosa è successo. Se ad esempio facciamo un cameo, abbiamo americano come cameo. Però potete vedere benissimo anche i video normali. Qua con il controller possiamo avvicinare o allontanare. E dentro siamo dentro un cinema, ma non ci sono neanche le poltrone, no? Quindi anche comodo guardare video di altre persone in normale, come se aveste veramente un cinema a casa, senza avere un cinema a casa. Un video qua 360 che siamo andati in Georgia. How to watch, ok.
Ah, questo è l'hotel. Sì, 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 sì. Bello. E sembra di essere lì. Pepitina, guarda che piccola. Pepita, vieni. Pepita. Pepita. Vabbè, YouTube VR è molto bello. C'è un altro gioco, un'altra applicazione. Abbastanza bello è Next VR, che adesso è ancora un po' in fase beta, un po' ti fanno vedere un po' tutto, però hanno molti contenuti sportivi, ad esempio se vogliamo vedere una partita di NBA possiamo, ovviamente sarà a pagamento, adesso ti fanno vedere degli spezzoni, però è abbastanza bello perché riesci a stare praticamente in prima persona al borgo del campo, non so se è una cosa bella o no, nel senso che non riesci a vedere bene la partita come se te la vedi alla TV, però è simpatico. Adesso abbiamo qui questa console, ma c'è anche la signorina qua che ci dice un effetto strano che dà questo VR è che le persone sembrano degli gnomi, mi dà l'idea che questa persona sia alta un metro per 30 centimetri, ecco abbiamo la versione che questo video è anche a 360, no, e questo video è anche a 3D, quindi si vede proprio bella quella. Scommetto che in futuro ci sarà che puoi selezionare la videocamera, perché se dovesse cambiare videocamera in ogni secondo è un po' una rottura di palle. Vediamo dietro cosa c'è. E come spiegavo in altri video, non è che il 360 deve essere per forza 360. Molto spesso si vede un 180 davanti, come facevo vedere prima il mio video che ho fatto con lo studio, e dietro c'è una specie di niente di che, un'immagine fissa, proprio come ho fatto io il cinema con l'esperimento. Quindi ho visto molti video che fanno questo effetto a 180, molto bello. Comunque qua possiamo anche vedere partite di calcio, sotto mi pare qua. Ecco, sì, c'è un po' il fuori. Si vede in 3D, eh? Quindi si vede le persone abbastanza lontane. Ehi, ciao! Oh! Olè, allora! Oh! Capuzzo, mi ha colpito la palla. Non lo so se piace, ad esempio uno è... Magari faranno dei contenuti, ci saranno varie telecamere, perché... Vedere la partita da sta posizione è bello se sul campo, però non è che capisci molto, eh. Allora. Insomma, simpatico, simpatico. Di questa cosa c'è anche il tennis, c'è il... Aspetta. Ma vai, ma vieni! Ok, passiamo un'altra applicazione, ci abbiamo ad esempio questo culturale, è simpatico, diciamo non è niente di che a livello molto giochi, però fa vedere anche le cose che può fare questa realtà virtuale, ad esempio siamo qui dentro un museo di Google, il museo di Google. Possiamo guardare, che so, i lavori del Simone Martini, del Pinturicchio, del Sodoma, del Piero della Giovanna, ma semmai era Piero della Francesca. Poi possiamo ingrandirli. C'è la storia, possiamo fare uno zoom. Ah, volevo vedere il tratto della donna. Abbiamo questa visione. Ah, sì, ti fa ingrandire. Quindi è molto simpatico, sembra di stare dentro un museo effettivamente, quindi è abbastanza 3D. Vabbè, ritorniamo alla nostra libreria di giochi. Ok, questo è Netflix. Praticamente siete dentro un mondo virtuale dove avete una bella casa e avete un mega schermo qua, Netflix, dove potete vedere i vostri TV e show preferiti e siamo... Niente di che, i film in sé non sono a 360, non sono a 3D, però è simpatico, diciamo se uno non ha uno schermo grande si può guardare un film anche con questa modalità. Vediamo poi cosa ci abbiamo.
Ok, adesso guardiamo Need for Speed, gioco di macchine, che conosceremo sicuramente tutti. Allora, Expedition, questo è più che un gioco, è un'applicazione di Google. Puoi vedere dei mondi virtuali. Mi è piaciuto abbastanza New York City qua. C'è sto cavolo però di aiuto che è sempre tra le palle. Bisogna schiacciarlo così. E guardate, la statua di libertà! Si vola! La risoluzione è molto buona, si vede molto nitido, perché è una cosa che ho notato nei video, non tutti sono nitidi. Quindi, anche i miei video sinceramente non è che siano la strada... Central Park! Guarda, Central Park ci sono dei campi di baseball, non lo sapevo. Guarda. Adesso ovviamente voi vedete in 2D, non capite, non sembra, però fate conto di stare su un aereo oppure galleggiando nell'aria. Molto bello, molto bello. Vediamo dove sta Donald. Allora, questo è Central Park e Donald sta in quel palazzo là, la Trump Tower. Forse qua si vede, no, questo è una parte di Manhattan. Guarda che strani. Ah, qua ti dice anche le opzioni. Volevo andare. Questo, ecco il World Trade Center. Vertigini, eh? Un po'. Bello. Ok, adesso guardiamo Need for Speed, gioco di macchine, che conosceremo sicuramente tutti. Il supereroe. Comunque questo gioco è molto simpatico. Aiuto, vai di là. Tenendo premuto si può usare il freno a mano. Ah, e facendo su si può usare il boost. Ok, allora questo è quanto per questi giochi, applicazioni virtuali, e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Se scaricate l'applicazione Full Dive e andate nei vostri file che avete scaricato sul vostro cellulare, potete guardare questi filmati. Vediamo nei video. Vediamo qua nel nostro. Ah sì, praticamente sta facendo i cassetti lì. Poi andiamo più avanti qui, diciamo, ecco, e quindi praticamente vi vedete qua, c'è praticamente una cucina di Ikea molto bella, e praticamente niente, adesso ci farà una ricetta di cucina. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!